Pronto? Pronto? Ciao, benvenuto. Sono Fabrizio, senti, volevo dire due parole, senti. A parte che la partita di stasera non mi è piaciuta, perché ha proprio rubato la Juve. Poi voglio dire una cosa, Roma Fiorentina come la vedi domenica pomeriggio? Andiamo bene. Solo qualche punto in più che servirebbe a noi. Che servirebbe perché siamo secondi, però la Juve si può sempre recuperare. Senti, la Juve è fortissima. Una domanda, la questione destro come la vedi? Io la questione destro la vedo bene. Solo che il prossimo anno devo stare per Europa League. Quello è, no, è l'essenziale. Magari la Champions. Magari la Champions League e l'Europa League. Tutto e due. Perché se stavo un campionato potevo fare grandi cose. Potevo dire grandi cose, voglio dire. Giusto. Senti, della questione del razzismo territoriale, diciamo. Del razzismo territoriale, te posso dire che io non la vedo così, perché io sono sportivo, voglio dire. Senti, invece sul traffico di Roma? Il traffico di Roma siamo messi bene, voglio dire. È una corsia sola, tra l'altro, stasera. Quindi con i giocatori che avremo, manca Strotto, ma manca. Ma la questione Strotto, ma non ti sembra esagerato i 9 mesi di recupero? Nove, sei mesi. No, perché siamo Bastos che è un grande. Cioè, come sta a centrocampo. A me non piace, te lo dico. Sì, però voglio dire, se vuoi mettere il centrocampo, come uno che corre, uno che fai grossi, ma a Roma c'ha bisogno di un portiere nuovo l'anno prossimo o no? Un portiere. Scuffetti. L'anno prossimo penso che se diamo un portierone. Scuffetti piace, Andanovic, chi ti piace? Io ho visto stasera, pare ha fatto due grammi, è un grande pure. Ma Dodò lo teniamo o no? Allora Dodò sì, penso di sì. Senti, Sabatini ha parlato di un interessamento a Jackson Martinez, che ne pensi? Sì. 28 anni però, eh? Io 28 anni. Beh, 25 milioni è troppo ragazzino, voglio dire. Sono tanti. Beh, 28 anni all'apice della carriera, non so se ricordi ricordi Marco Masini a Sanremo, diciamo a 28 anni e l'ha vinto e ha dato il massimo, secondo me. Ma Pjanic rimane? Pjanic penso che sì. Pjanic lo teniamo. Attenzione alla vicenda Pjanic, perché ci potrebbe Attenzione perché Pjanic se se ne va via o hanno un sacco di squadre. C'è l'interessamento. Attenzione. C'è l'interessamento del Paris Saint-Germain e del Colle Pard. Perché c'è l'interessamento no, Colle Pard proprio, Rieti. Sì, dimmi. Ragazzi, l'ultima cosa. L'ultima domanda te la faccio io. Sì. Il Città Reale lo vince il campionato? Città Reale perso sì. Oh, e vai. Oh, vedi. Senti, ma scusa, poi lascio la parola a Riccardo, ma destro è un attaccante da doppia cifra o no? Destro è un grande giocatore, Se sotteremo per il prossimo anno faremo un sacco di danno. Senti, della questione abbiamo visto gli ultimi, diciamo, eventi successi degli scontri a Casperia, Cantalupo durante il derby. Della questione violenza degli stati, qual è, come ti chiami, scusa? Fabrizio, qual è la tua opinione? Non so se hai visto le immagini di Casperia Cantalupo, sono immagini anche abbastanza dure, sì, violenza pura. Non l'ho vista, però pare che sono immagini che farebbero spettacolo, Spettacolo. Allora guarda, aspetta, le mandiamo un attimo sul canale, le puoi commentare in diretta. Allora aspetta, noi le mandiamo sul canale, tu fai finta che le stai vedendo, visto che l'hai già vista. No, è collegato. E tu descrivicelo, ok? Grazie. Pronto? Dacci 5 secondi, Perché vai, secondo me che ne parliamo noi addetti ai lavori di questi eventi non fa più effetto. Vai, secondo me la gente. Tu che fai nella vita? Io niente, sono disoccupato. Disoccupato, allora, percepisci la disoccupazione? Sì, io per,
percepisco però da alcun, io però sta stato con la cosa, però per quanto riguarda io, perché pare che De Rossi sì, lo vanno un sacco di squadre De Rossi ancora, però voglio dire, magari io De Rossi lo vedo un buon giocatore, dovrebbe stare in forma, però tocca impegnarsi, tocca allenarsi tantissimo e avanti così, basta giure. Senti, ma Benatia, certo, invece, dare sempre tutto, Benatia resta, non so, pare che penso di sì, Benatia deve rimanere, anche perché voglio dire che se non via Benatia, pare che lui voglia fortemente Cargià, vuole il ritorno di Cargià alla Roma, non so se la notizia è trapelata anche dalle due parti. Cargià, ritorno di Cargià alla Roma. Sì, per fare diciamo l'asse marocchino. Senti, ma Fabrizio, scusa, poi chiudiamo. Sì. Dell'interessamento della Roma per l'argentino Galopsi, tu che pensi? Ah, tipo Kofi Annan. Io argentino, non è scusa, ungherese. No, Galopsi è ungherese. Galopsi. Padre ungherese, tu non te sa rispondere tu, perché che ne so, ho fatto ma si può adattare al calcio italiano? Vabbè, ma che ne sa lui di Galopsi, scusa? Ah, oddio, Non lo so, però pare che si potrebbe adattare. Io non secondo so. Te più attaccante o più mezza punta? Più mezza punta. Insomma, da Bosco e da Riviera. Bravo, grande. Che ne pensi? Cazzo, pure Galopsi conosce. Sì. L'ho visto solo una volta. Un saluto alla mamma. A mia madre e a tutti quelli che mi conoscono. Senti, ciao. Fabrizio, prima di lasciare la linea agli altri opinionisti, ci faresti in coro a Roma? Come si chiama mamma? Cinzia. Mamma Cinzia, un saluto. Saluto, un abbraccio. Ce lo fai un coro a Roma prima che sentiamo gli altri opinionisti? A essere Roma, ole. Ciao Fabrizio. Pausa. E sull'ausilio, con l'ausilio di Fabrizio, che ci ha raccontato questo Galopsi. A essere Roma, ole, ole. Galopsi argentino, lui lo segue da anni. Ha detto che è più mezza punta.